Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati agli arcani minori e parliamo del re. Il re è una carta orientata al futuro e c'è una grande differenza con la regina, perché se guardiamo bene la carta del re, notiamo che ha lo sguardo rivolto in direzione opposta rispetto al suo segno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio e partiamo subito con il re di spade. Osserviamo bene la carta e notiamo che ha sulle spalle, esattamente come il carro, due facce a forma di mezzaluna che rappresentano due antagonisti, passato, futuro, positivo, negativo, tempo e spazio. E nella mano sinistra ha una lama con 22 linee, che è il numero degli arcani maggiori. Il re rappresenta una persona con un ruolo istituzionale, può essere un dirigente, un docente universitario, un giurista, un architetto, comunque ha un ruolo particolare. E il significato divinatorio ci indica una persona che è in grado di risolvere le situazioni con intelligenza e tranquillità. Ha un buon controllo sui suoi pensieri, ma può essere anche una carta negativa, perché può essere una persona aggressiva, corrotta o che agisce con l'inganno. Da questa prima carta notiamo subito le diverse sfaccettature del re, perché può essere una carta positiva ma anche negativa, quindi ovviamente bisogna contestualizzare, bisogna vedere quali sono le carte che sono uscite all'interno di quella stesura e è molto importante riuscire anche a cogliere eventuali aspetti negativi, perché vedremo che tutte e quattro le carte del re hanno comunque degli aspetti che possono essere positivi collocati in un contesto, ma molto negativi collocati in un altro. Ma andiamo avanti con il re di coppe. Se osserviamo la carta, vediamo un uomo di una certa età. Il lato sinistro del petto è molto ampio e considerando che proprio il lato sinistro è quello del cuore, questo simboleggia una persona generosa con un grande cuore. Questo è simboleggiato anche dalla coppa che, se notiamo bene, è aperta e diffonde quindi con generosità, amore, emozioni e vitalità. Il significato divinatorio ci parla di una persona saggia, generosa, può indicare un medico, una guida spirituale, una persona capace di consigliare e di ascoltare. Ma il lato negativo può essere un'eccessiva espressione emotiva che può diventare morbosa e fasulla. Vediamo anche qui come la generosità sia sicuramente un sentimento, un qualcosa di molto positivo, ma dall'altra parte ci può essere anche la troppa manifestazione emotiva, quindi può essere che questo diventi troppo e quindi di conseguenza soffocante. Ma andiamo avanti e vediamo il re di bastoni. Osserviamo bene e vediamo che il bastone è lungo e tocca il tallone e il cappello del re. Questo è indice di dominio dell'energia. Infatti, il significato divinatorio indica una persona creativa, un uomo potente, sincero, una persona forte, un combattente. Ma dall'altra parte, il significato negativo può essere che vada ad indicare arroganza, una persona che magari pensa solo a se stessa, che è vanitosa. Anche qui vediamo come una qualità, una caratteristica comunque positiva, come ad esempio essere una persona piena di energia, un combattente, possa però dall'altra parte andare a significare una persona che magari è aggressiva, perché è vero che ci può essere molta energia nel combattere, ma dall'altra parte può essere un modo di combattere aggressivo, quindi va ovviamente contestualizzato. Andiamo avanti con l'ultima carta che è il Re di Denari. Notiamo bene i vestiti, sono semplici e comodi e non ha la corona. Il trono è appoggiato su un terreno fertile che simboleggia il potere fondato sulla materia. Il contatto con il terreno indica infatti concretezza e praticità. Se notate bene le scarpe, potrete notare che hanno due tonalità di verde differente, una più chiara e una più scura. Il verde chiaro indica prosperità e il verde scuro indica forza terrena, però al negativo può essere qualcosa che sprofonda. Il re conosce due tipi di ricchezza,
La prima si guadagna senza troppa fatica ed è simboleggiata dal denaro che tiene in mano, e la seconda è una ricchezza più spirituale, una ricchezza che deriva dalle azioni che compie, e questo è simboleggiato dal denaro che è sospeso in aria e verso il quale dirige lo sguardo. Il significato divinatorio ci parla di una persona che è abile negli affari, può essere una persona ricca, benestante, oppure una persona che non tiene al denaro, ma che cerca la ricchezza interiore. Dal punto di vista negativo, può indicare delle truffe o delle persone che comunque fanno dei traffici piuttosto loschi. Per questa carta in particolare è utile andarsi a rivedere il video dedicato alla simbologia del colore, perché comunque vi ho fatto notare le scarpe che sono verdi, ma una è verde chiaro, una è verde scuro, e quindi può essere molto utile fornire, diciamo, degli elementi interessanti, andare a rivedersi quel tipo di video. Anche se in realtà io vi consiglio di tenere sempre a mente la simbologia dei colori per tutte le carte, quindi tutti gli arcani, soprattutto gli arcani maggiori e le figure degli arcani minori, perché ci sono dei personaggi, quindi indossano degli abiti e spesso sono abiti colorati, quindi la simbologia del colore può essere utile, ma anche comunque negli arcani minori, quindi non nelle figure, ma nelle carte dall'1 al 10 degli arcani minori. Può essere anche lì interessante sapere un po' di simbologia del colore, perché comunque può fornire qualche dettaglio. Io per oggi mi fermo, vi do appuntamento alla prossima. Il prossimo sarà l'ultimo video dedicato alle figure degli arcani minori e poi passeremo al discorso sulle stesure, che è un discorso abbastanza ampio, quindi sto ancora pensando al modo più adatto, diciamo, e più utile di strutturare i video dedicati alle stesure, perché sono un po' indecisa su come strutturare questa cosa. Comunque, voi non vi preoccupate, continuate a seguirmi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.